No, un problema fisico assolutamente no. La squadra ha cercato di vincerla la partita, secondo tempo, e siamo stati puniti su una palla ferma, dove secondo Emilio è saltato più in alto degli altri e ha buttato dentro, fatto gol. No, non c'è assolutamente un problema fisico perché la squadra oggi ha girato dal punto di vista fisico e dal punto di vista caratteriale. Ha provato a vincere la partita, non ho neanche cambiato il sistema, ho messo più giocatori offensivi, ma non c'è un problema fisico o caratteriale, c'è un problema che di episodi, siamo stati puniti sicuramente da questo episodio qui. Io ho provato a mettere, visto quando loro sono rimasti, quando sono rimasti in 10, loro sono passati 3-5-1. E quindi io ho messo giocatori più offensivi sull'esterno, prima Cambiaghi e poi Volta, per andare a cercare la superiorità numerica lì e buttare palle in mezzo dove avevamo sia Zamparo prima e poi Mattia e dove in inserimento fra Muratore e Varone. Non è stata non ho mai squilibrato la squadra, assolutamente, l'ho sempre mantenuta sul sistema. Abbiamo concesso solo un paio di ripartenze, ma ci può stare a Seter perché fisicamente è devastante. È logico che non abbiamo portato a casa nulla e questo è penalizzante per noi. Si esce da questo momento che è un momento difficile, delicato, dopo oggi sicuramente ne sono consapevole, ne siamo consapevoli. Si esce con il lavoro, con l'equilibrio, con la consapevolezza di quello che vogliamo fare. Sapevamo che era una sfida difficile. Questo campionato ci siamo dentro, ma ci sono assolutamente margini per riprenderci, per uscirne e sono convinto che lavorando forte con le idee che abbiamo, recuperando alcuni giocatori fondamentali per noi, ci usciremo e raggiungeremo quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati.